Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea, ormai lo sapete, e questa è la rubrica del come fare. Manca ancora qualche giorno a Natale, ma noi dobbiamo prepararci, anche perché il Natale si sa che è una festa davvero speciale e per renderla ancora più speciale dobbiamo fare qualcosa di nostro, creare qualcosa di nostro per abbellire la nostra tavola, ma anche per avere qualche altra idea. Andiamo a vedere che cosa facciamo oggi. Vediamo quindi nel dettaglio quello che ci occorre per poter realizzare il nostro piccolo lavoretto. Panno lencio rosso, panno lencio da 1 mm verde, un righello, il marker, le forbici, le perline e un nastro. Vediamo quindi adesso nel dettaglio come dobbiamo elaborare il nostro progettino. Dobbiamo prendere il nostro panno lencio e color rosso e dare una forma con di rettangolo 11 cm per 4 e tagliamo ben 9 di questi piccoli pezzettini che ci occorreranno. Queste sono i petali del nostro della nostra stella di Natale. Cosa facciamo poi? Prendiamo il nostro quadratino, lo pieghiamo a metà in questo modo e poi con l'ausilio del nostro righello segniamo 1 cm nella parte bassa e 1 cm sull'altro lato, quindi 1 cm o da qui a qui, 1 cm da qui a qui e facciamo 2 segnettini. Poi giriamo il nostro pezzettino, segniamo 2,5 su questo lato e andiamo a segnare 2,5 anche su questo lato e poi il centro dalla parte aperta come in questo caso. Prendiamo e segniamo il centro, la metà di 4 e 2 e diamo un altro piccolo punto col nostro marker. Abbiamo segnato questi nostri 5 punti che ci occorreranno per dare una guida per poter creare il nostro petalo nel migliore dei modi. Andiamo subito a tagliare. Il taglio dalla parte bassa, quindi dove noi abbiamo chiuso questa parte qui, diamo un taglio lineare fino all'altro punto in questo modo. La stessa cosa facciamo dall'altro lato, il 2,5 che va verso l'1, un punto lineare. Poi diamo una forma al petalo, quindi prendete da qui e anche in modo irregolare andiamo verso la punta e la stessa cosa facciamo da quest'altro lato, girando un pochettino e lo facciamo così. E abbiamo creato il nostro petalo. Ora lo facciamo abbassare di quasi 3/4, ve ne potete accorgere quando questo pistillo è quasi alla metà del taglio, lo rigiriamo in questo modo qua e nella parte bassa diamo 2 tagliettini piccolini così e un altro tagliettino qua, perfetto, così. E abbiamo creato la nostra asola, come in questo caso, che andranno creati tutti e 9 i nostri petali in questo modo. Ora vi faccio vedere quello che io già ho realizzato e ho già tagliato. Tutti i nostri petali che, come vedete, io già ho infilato nel nostro nastrino di raso da 1 mm. Ho scelto la stessa tinta perché questo, nel momento che andiamo a stringere, non si dovrebbe vedere più, però nel caso, per evitare, cerchiamo di prenderlo in tinta e andiamo a inserire l'ultimo nostro fiorellino in questo modo. Se volete vi potete anche aiutare con un ago. La cosa importante è che questi nostri petali debbono essere inseriti tutte con le parti più basse, tutte sulla parte alta. Hanno tutti lo stesso verso e cercate anche di farli combaciare in questo modo, sovrapporre più che combaciare.
Quando abbiamo finito questa operazione, rigiriamo il lavoro, così, e andiamo a stringere il più possibile il nostro lavoretto. Cerchiamo di tenerlo fuori in questo modo e stringiamo e facciamo un altro piccolo nodo. State attenti a non prendere il fiore, quindi stringiamo così e diamo un altro nodino e stringiamo. L'eccesso lo possiamo tranquillamente tagliare in questo modo. E qui abbiamo creato il nostro inizio del fiore. Come vedete abbiamo tutti i petali, che sono quelli piccolini sulla parte alta e quelli grandi sulla parte inferiore. Ora li apriamo cercando di trovare il nostro centro. Questa è la parte che andrà giù nel basso, in questo modo, e ora allarghiamo anche i fiori, che sono quelli della parte alta. Ecco qui, questo è il centro. Come vedete, piano piano, il nostro fiore prende forma. Potete anche sovrapporli se volete e create anche quelli sotto, cercate di allargarli il più possibile, aggiustatelo nel migliore dei modi. Perfetto. E la nostra stella di Natale è quasi pronta. Ora cosa facciamo? Io ritaglio un pochettino questi fiorellini sotto, questi pezzettini. Perché non mi piacevano. E il nostro fiorellino è pronto e lo lasciamo da parte. Ora andiamo con l'altro pezzettino del verde di panno lencio che ci occorre per poter fare le foglie. Questo panno lencio ha una misura che è di 12x6. Adesso lo ripieghiamo su se stesso in questo modo, proprio giusto la metà. Io mi aiuto anche con delle pinzette perché mi piace che deve essere preciso. Perché questa è la nostra foglia. Andiamo a puntarlo anche qua e diamo un taglio. Il taglio che andremo a dare su questa parte qua viene molto curvato in questa maniera e poi andiamo verso più in punta. Quindi prendiamo e iniziamo dal nostro punto di qui, tagliamo. Quando siamo arrivati qua, ritorniamo verso l'estremità e andiamo più verso la punta in questo modo. E la nostra foglia è creata, eccola qui. Dopodiché prendiamo un po' di colla a caldo e lo piegheremo su se stesso in questo modo. Prendiamo la colla a caldo. Puntino e pieghiamo di quasi un centimetro. Io ne avevo fatta anche già un'altra, ora le andiamo a sovrapporre tra di loro, quindi mettiamo un bel punto di colla a caldo, così, e sovrapponiamo dandogli un po' di larghezza in questo modo. Dopodiché possiamo applicare il nostro fiore sopra le due foglie, quindi prendiamo un po' di colla a caldo . Applichiamo il nostro fiore, ecco qui, e il nostro fiorellino è quasi pronto.
Adesso possiamo andarlo ad abbellire un po', gli creiamo un po', mettiamolo ancora a posto, un pochettino, diamogli volume e possiamo andarlo ad abbellire inserendo semplicemente delle perline. Come facciamo per poter inserire perline? Ma niente di che, mettiamo un po' di colla all'interno, qui mettetene non molta, e inseriamo le nostre perline in questo modo. Perlina. E come vedete abbiamo terminato il nostro piccolo lavoretto per il segnaposto di Natale. E come sempre vi dico, facile, facile, facile. Abbiamo creato queste belle stelle di Natale che possiamo adornare la nostra tavola, i nostri pacchi, oppure fare con tantissimi di questi fiorellini una bella ghirlanda da mettere fuori la porta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, questo tutorial vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like, scrivete nei commenti, seguiteci sempre su tutti i vari social, Facebook, TikTok, YouTube e anche sul blog Meglio di Maya e noi ci vediamo sabato prossimo per un prossimo video sicuramente di Natale e con le mie stelline io vi saluto. Ciao!